Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme la schiacciata fiorentina. È un dolce molto fresco, estivo. Per fare questo dolce avremo bisogno di questi ingredienti: 2 uova, 8 cucchiai di zucchero, 14 cucchiai di farina, 4 cucchiai di olio, 9 cucchiai di latte, metà arancia grattugiata e metà arancia spremuta e una bustina di pan degli angeli. Invece per la farcitura avremo bisogno della panna da montare, della Nutella e dello zucchero vanigliato che metteremo dopo sulla nostra torta. Adesso andremo ad impastare il tutto. Come prima cosa prenderemo le uova, le metteremo qui, e lo zucchero. Iniziamo a mescolare un attimino prima questo. Aggiungiamo l'olio, unitamente così. Il latte. La nostra arancia spremuta. Quella grattugiata. E un cucchiaio alla volta, mi rimango a mettere la farina in questo modo, così. Prendiamo la nostra prima, facciamo bene la madama del composto, mettiamo la bustina di lievito vanigliato sempre alla fine, mi raccomando, sempre dopo che avete impastato. Adesso la andremo a infornare. Mentre il nostro pan di spagna è in cottura, noi andremo a preparare la farcia. In questo modo la panna inizieremo a montarla. In questo modo, poi andremo a aggiungere la nostra crema nutella. Io metto solo la nutella, ma se voi volete aggiungere anche qualche scaglia di cioccolato, è tutto a gusto. Una volta che il nostro pan di spagna sarà pronto e la nostra crema si sarà ben addensata in frigo, andremo a farcirla. Io l'ho già tagliato in due, mi faccio aiutare da una sacca a poche in modo che viene più o meno tutto omogeneo la nostra farcitura all'interno. Adesso ci faremo una bella spolverata con lo zucchero a velo. Questo dolce non ha bisogno né di essere bagnato all'interno e tantomeno di panna sopra, creme, niente, così. Semplice come lo vedete. Ecco a voi, se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!